Proviamo che vi faccio vedere, ho anche altre robette che vi continuo domani, tipo anche archeologia. Un secondo. Oh, scusami. Ah, hai spento il video? Eh sì, adesso è acceso, come prima. Che è successo? Posso parlare? Perfetto. Metto in tasca, quindi a meno che non si chiuda. Ok. Allora, ho anche altre cosucce da farvi vedere su archeologia, visto che ci sono esperti, medicina e altre robette anche personali, ma comunque me le lascio per domani, siete d'accordo? Ma vedete chi magari domani non può e vuole. Ok, se ci siete, per lo più domani abbiamo altri fuochi d'artificio da vedere. Allora, questo di RealFlow è un po' paradigmatico delle simulazioni in genere. E serve anche a farvi capire in realtà quanto è semplice farlo, ma anche quanto aumenta la comunicazione di cose complesse, ovviamente senza spargimento di vite umane. Quindi questa cosa che vi ho già fatto vedere, la qualità è proprio così, quindi non posso aumentarla anche volendo, non va oltre. Non va oltre questo, è qualcosa, quindi vabbè. Però rende bene l'idea che magari se vogliamo salvare qualche attrice. Quello è male in genere, però anche questa cosa finta amico che fa le riprese, non tutto allineato. Si fa un po' impressione per chi non l'ha visto. Ok, è la pubblicità di una borsa di coccodrillo, ovviamente. Però. Il coccodrillo si è vendicato, non è che ha cercato lei, ha trovato la borsa, e mangiando la borsa, magari che ne so, era la moglie del coccodrillo, l'ex moglie, oppure quella era la moglie, la borsetta era l'ex marito, quindi ok. Però la cosa interessante è vedere quanto è realistico, esatto, quanto è realistico usare i coccodrilli virtuali e anche l'acqua. Quindi state vedendo una simulazione completamente 3D, anche se in questo caso è interna a un software che si chiama Houdini, tra i più avanzati per fare visual effect, ma comunque sia lo stesso Houdini importa cose da RealFlow. Ok, e questi sono i render pass, quindi anche nel caso solo che li vedete animati. Adesso vi è un po' più chiaro che ci sono frame per frame per poterli in qualche maniera renderizzare. Qui è andato già sulla simulazione successiva, ma comunque questo dei canali aggiunti anche sulla simulazione consente di controllare la simulazione, quindi anche la resa finale, no? In qualche modo. Ok. Non avete domande sui coccodrilli? Posso togliermi il coccodrillo di mezzo qui? Ok. Faccio vedere solo questo perché dà un po' meglio l'idea del compositing. Like the wallpaper sticks to the wall. Like the seashore clings to the sea. Ah, anche i videogiochi devo farvi vedere domani, quindi anche l'applicazione di videogames. Anche se lo vediamo un po' By più Xbox profondamente One, domani, get Titanfall. domani nei videogame valgono le stesse regole, quindi la modellazione, la gestione delle mappe e anche i pass, sebbene modularli vuol dire farlo in tempo reale dal motore del videogame, non cambia una virgola, neanche il software, che spesso è Max o Maya, sia per generare le sequenze cinematiche iniziali, queste belle realistiche, sia del videogame stesso, quindi i personaggi, le ambientazioni, numero di poligoni, aggiustamenti sulle mappe, ma non è che ci abbiamo
che ne so, una mappa diversa o due mappe in meno o in più. Per cui quando vi dicevo che vi garantisce un lavoro al di là della velocità e di alcune cose di comprensione totale, lo dicevo perché le stesse conoscenze le potete applicare su il campo che più vi aggrada. Per cui se il vostro sogno è fare grafica per videogame, che non c'entra nulla con la programmazione del videogame, anche qui state in contatto col programmatore, ma non siete voi che dovete programmare, ma ne fate grafica, gli stessi software, le stesse modalità, gli stessi team, spesso anche con un budget molto più alto di quello dei film, perché uno pensa che i videogame, soprattutto questi di grande successo, siano inferiori alle produzioni filmiche, in realtà durano molto più anni, hanno molti più addetti e costano molto di più, anche perché il film tra sala e DVD ha una vita non proprio lunghissima, il videogame consente comunque sia, di, soprattutto questi online ultimi, di continuare ad aggiungere caratteristiche, ma poi si possono fare e portare su Xbox, PlayStation, PC, iPad, Samsung, iPhone, telefonini, eccetera, eccetera. Quindi molti che fanno grafica 3D finiscono per fare la grafica per il videogame tal dei tali che gira su un iPad o su un iPhone o su un Samsung. Ai nostri fini, dal punto di vista visuale, ci interessa solo sapere la risoluzione finale. Il resto non ci interessa nient'altro, anzi spesso neanche lo sappiamo se va su PlayStation o se va su iPhone. Per cui il grado di competenza, al di là di alcuni aggiustamenti, è pressoché identico. Si cercano gli specializzati in effetti visuali, liquidi, piuttosto che rendering o compositing, ma i campi sono piuttosto fluidi, anzi a volte si cambiano anche, oppure si finisce per fare modellazione, 2 anni il robot del videogame e 2 anni le ambientazioni architettoniche. Dal punto di vista visuale, proprio perché non ci sostituiamo architetti, archeologi, programmatori, all'utente medici, vi vedrete domani, da TAC, risonanze, l'acquisizione di dati reali, noi visualizziamo e osserviamo. Tutto quanto il resto, il giudizio estetico e altre componenti, ci rientriamo, la simulazione è fatta dal professionista che se ne occupa. Quindi cortesemente non confondete visualizzazione anche avanzata con programmare videogiochi, progettare siti di costruzione piuttosto che fare l'archeologo. Ma se tutti questi, per dirne tre, si aggiungono alla visualizzazione, nel momento che io visualizzo un nuraghe, mica mi sostituisco all'archeologo, o una villa pompeiana, ve la faccio vedere domani, mica mi sostituisco all'interpretazione dell'archeologo che decide che il rosso arriva a mezzo metro oppure sta vedendo, cioè le decisioni ultime dell'aspetto del materiale io le eseguo, ma che siano verosimili o che siano verosimiglianti rispetto a questo tipo di competenze dipende dallo specialista. Quindi molta attenzione, perché si diventa un po' specialista bazzicando dei campi, ma non ci, per noi dico sempre questo esempio estremo: se danno una casa e il tetto deve stare rovesciato con il tetto infossato nel terreno, per noi il progetto è quello, non è che stiamo controllando se hanno girato il progetto, se lo vogliono in quel modo basta che sia realistico, glielo giriamo, perché noi non possiamo sapere quali sono le basi progettuali di quella componente. Ora, col tetto rovesciato magari è estremo, no? Ma per farvi capire che il giudizio progettuale e estetico finale spetta al professionista, non a noi. Ok? Cioè, se il ginocchio è rappresentato male perché ho modellato male un muscolo, è mio compito, ma se il medico o il radiologo dice che l'ha acquisito in quel modo e lo vuole contratto in quel modo, ne risponde lui. Non è che io correggo il medico, no? In qualche modo. Per cui il visualizzatore è un po' un tuttologo e si occupa di un sacco di campi, però deve anche saper fare dei passettini indietro. Quindi non si sostituisce, a meno che non sia uno esperto in visualizzazione 3D ed è anche un architetto, un archeologo. In questo caso è ammessa questa commistione. Ma tutto il resto, questa è un'industria di visualizzazione. Noi acquisiamo l'80% delle informazioni della nostra vita con la vista. Tutto quello che immaginate, vedete, lo possiamo rappresentare. Il fatto che sia fisicamente corretto, fatto male, fatto bene, dipende anche dal professionista che commissiona. Quindi, voglio dire, togliamo anche i dubbi del tipo è fatto male, è colpa tua perché non sai fare bene quel materiale. L'architetto vuole il parquet con quel tipo di cose, non tutto posso misurare, l'architetto risponde del materiale fatto in quel modo. Quindi non è che è sempre colpa del grafico che ha capito male o interpretato male. Per cui vive sempre a contatto con l'esperto, ok? Perché
Non è che si diventa architetti visualizzando cose di questo tipo, archeologi facendo ricostruzioni pompeiane. Ogni campo assicura il meglio di quel campo lì. Gli esempi dei primi incontri erano proprio anche sui grandi massimi sistemi. Pixar fa Nemo e si mette dentro un acquario gigante per andare a vedere come sono fatti. Ve ne porto un altro perché ha visto il topo cuoco, cioè Ratatouille, dove c'è un topolino che diventa cuoco. Bene, hanno preso tre cuochi francesi e hanno costruito delle cucine in rame dentro Pixar. E i cuochi preparavano i piatti. E le cose che voi vedete dentro Ratatouille sono le texture fotografate di piatti reali dei cuochi francesi. Non è che i grafici di Pixar si mettono a inventare l'omelette, che ne so, secondo i dettami anglosassoni. Si rifanno ai cuochi reali. E tra l'altro è molto più semplice, perché è molto più facile copiare anche a quel livello, rendere realistico il piatto, piuttosto che inventarsi delle robe. Per cui, se a quel livello andiamo a studiare i reference, i riferimenti, non vedo perché noi dovremmo fare ovviamente diversamente. Allora, quando vi occupate di campi diversi, documentatevi. Se dovete modellare un'automobile, prendete più foto possibile, scattate le cose, non partite, non si parte mai con la macchina, si parte con un fascio di documentazione così alto. Poi, se lì vi accorgete che vi manca la componente di Photoshop o d'altro, ok, ce ne occuperemo, ma intanto voglio vedere che cosa devo rappresentare, da che cosa parto. Quindi, ad esempio, per chi fa automobili, comprate modellini. Per chi fa animazione, c'ha lo specchio per guardarsi. Alla fine la capacità di osservazione diventa fondamentale su questo. E ci si allena anche in questo, in qualche modo. Non ci si allena solo a diventare velocissimi o veloci per lavorare e diventare, modellare o fare texturing, ma anche spirito critico, osservare, specializzarsi in sottocomponenti. Quindi, alla fine, tanto avete sempre la realtà, avete chi ha fatto delle cose simili, avete dei riferimenti, per cui cercate di non inventare quello che non è inventabile. E quando lo inventate, dategli una ragione logica, cioè fate concept, cioè dategli un motivo, altrimenti diventa sterile copia di qualcosa. Noi dobbiamo comunicare, ricordatevi sempre, per cui lo strumento è relativo, ci interessa fino a un certo punto, vi dovete impadronire il più velocemente possibile delle cose che vi servono per lavorare. Se non avete nessun tipo di domande di questo tipo, posso farvi vedere un po' di robette se volete. Sì. Inerente, cioè, se non mi sbaglio, l'avevi già comunque accennato in queste lezioni, cioè che è importante anche per lavorare in questo settore la velocità con cui si lavora e chiaramente anche la precisione, perché bisogna lavorare comunque seguendo dei dettami, eccetera. E, siccome ogni tanto vediamo con i ragazzi in gallerie, diciamo, prestigiose sul web, eccetera, eccetera, delle immagini che io definisco un po' estreme, nel senso che vedi immagini che c'è scritto, per esempio, iniziata nelle caratteristiche, no, dell'immagine, iniziata nel 2007, terminata per esempio nel 2014, no? Che effettivamente è difficile capire se sia una fotografia o un'immagine 3D. Quelli li ritieni quindi degli sterili, diciamo, esercizi tecnici? Dipende cosa hanno fatto nel frattempo. Se quello è un'immagine nel tempo libero, è chiaro che in qualche maniera va valutata rispetto a questo tipo di cose. Spesso quando danno tempi così lunghi, non è che sono stati 3 anni sulla stessa immagine, cioè, se è veramente psicopatologia, 3 anni sulla cosa impazzisci proprio totalmente. Avranno fatto dell'altro, quindi No, vediamo che soprattutto, perché poi c'è il paese di oppure l'hanno fatto più volte. provenienza, vediamo soprattutto gli asiatici sono particolarmente fissati su queste cose, Beh, vediamo. se sono schiavetti però, se sono tenuti sotto catena e 24 ore su 24 con le luci accese come le galline, diventa schiavitù, diventa un'altra cosa. Beh, per quello è comunque un eccesso, dovete stare attenti a non farvi prendere la mano da questo punto di vista, cioè ad avere anche una vita normale e avere degli orari. Per massima velocità si intende che nelle 8 ore lavorative o qualcosa di più siate veloci a fare dei compiti, che poi sono progressivi. Bisogna vedere che cosa si intende. Solitamente quando sono periodi così lunghi l'hanno presa più volte, poi l'hanno portata avanti, poi hanno fatto dei lavori magari commerciali, quindi sono operatori e nel tempo libero hanno fatto quel tipo di immagine.
Immagini anche di alta qualità, solitamente hanno lavorazioni di qualche settimana, anche perché è piuttosto pizzoso riprendere roba vecchia e poi rimetterci mano. A volte lo si fa perché magari ho fatto un render con V-Ray, è bellissimo, però passano degli anni, oppure arriva Corona Render, un concorrente, e dice: oh, senti un attimo, vediamo un po' che realismo mi dà parità di scena e di materiali. E quindi esce fuori il capolavoro che magari ha richiesto solo il cambiamento di qualche oggettino. Ci sta tutto al contrario di tutto. Gli asiatici, molti asiatici, russi, eccetera, paesi dell'est, vedo delle cose notevoli, però non ho i parametri per vedere chi lo ha fatto, quando, come e perché. Perché se sono 150 cinesi concentrati su una singola immagine in una settimana, mi preoccuperei per loro, per la loro salute, anche su un'immagine fotorealistica. Perché non è proprio come 1.000 scimmie che battono casualmente sulla macchina fotografica e ti faranno Shakespeare. Ma a forza di provare e riprovare su certi canali, alla fine il materialetto finito ti viene. Però sono eccezioni, è una realtà astratta la Matrix, non è una realtà lavorativa. La realtà lavorativa è: avete 90 secondi per darmi un demo reel e io ho altri 90 secondi per dire che voi lavorate o no. Stop. Tutto il resto è veramente zero, non conta perché. Non conta, cioè, anzi, poi che hai fatto questo, che vieni e cominci a fare lo stage, senti, c'ho sto drago, inizia, ecco l'immagine, stasera mi fai vedere quello che hai fatto. Se la sera ci sta una zampa, è un conto. Se la sera ci sta tutto quanto il corpo e qualcosa da definire, c'ho un altro tipo di valore di quella persona. Ora, è anche vero che ci sono, non vi dovete preoccupare, tipo, ma mi ha detto che il drago si fa in un giorno e io sono lento, ci metto un mese. Tutti prima di farlo in un giorno ci mettono un mese. Molte di queste cose dipendono anche se voi lo fate con metodo e lo ottimizzate oppure se provate e riprovate. Il provare e riprovare non è una cosa. Se voi mi cambiate tutti i valori possibili di rifrazione, riflessione, me li combinate con altri due o tre, state lì dalla mattina alla sera. La sera il vetro mi viene, è anche abbastanza buono. Però questo è un gioco. Io il vetro lo voglio in tre tentativi entro 5-6 minuti. Quindi ti sei fatto 2.000 vetri e quando te lo chiedo ce l'ho. Oppure lo sei già salvato in libreria. Per cui il prova e riprova e altre componenti di desumere cose, ve le fate e gli studenti se le fanno a casa, in parte vengono guidate e io ho detto e ribadisco, non smetto mai di farlo, che l'esercizio fa l'80%, 80-85%. Il 10-15% ce lo mettono i docenti, che ovviamente devono dare le dorsali per non perdere tempo, quelle fondamentali. Poi uno può essere anche bravissimo, vede la forma. E a casa non si allena, non lavora. La bravura senza la velocità non ha nessun senso. Si preferisce uno un po' meno bravo, un po' meno preciso nel modello, parlo del modello, ma vale in tutti quanti gli ambiti, però deve essere veloce. Quindi i docenti dovrebbero fare anche delle gare di velocità, si fanno anche online. Si dà un tema, tutti sono connessi, qualunque sia il software che si utilizza, sia Brush, Max, eccetera, lo fai. Oppure a casa fai 28 volte l'automobile, sempre la stessa, la 29esima hai capito come velocizzare questa cosa qua. Quindi a volte dipende anche da cose singole, no? Guardi, vedi, dici, ah, ma perché ho fatto tutti questi passaggi? Mi bastava questo qui. Per cui la componente di esercizio e di prova e riprova è di allenamento a casa. Poi sul lavoro non esiste più. Perché se la terza volta, dal quinto minuto, il vetro non esce, c'è un problema. Ho sbagliato l'operatore. Se 10 minuti dopo la texture Photoshop non è stata fatta, e stanno anche in team, ho sbagliato la cosa, ma io vi assicuro che queste cose non succedono. Nel senso che se tu hai preso bene la persona, l'hai capita, lo sanno fare. Quello che succede è che magari devono reinventare delle cose che non hanno mai fatto, una livrea particolare, un materiale complesso, ma là i supervisori di D servono anche a dare indicazioni. Quindi quando si lavora dentro le società o si fanno stage, lo si fa principalmente per elevarsi. Non basta il corso in qualche modo. Per cui anche questa componente ci sta. Ragazzi devono un po' orientarsi su quello che gli piace e che vogliono fare nella vita. E poi ne devono fare tanta, 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 tanta. Non per forza devono annoiarsi, perché io sono anche dell'avviso che le cose noiose sono da evitare. Se un libro non vi piace, buttatelo. Mica ci sta il medico che ha detto, entro oggi dovete finire il libro. Sembra quasi, no, non si fa. Ma come si fa? Non mi piace, non è divertente. Se mi voglio divertire, se la mia cosa è questa, lo faccio senza. Cioè, abbiate rispetto del tempo degli altri, ma rispettate anche il vostro. Quindi fatelo
dovrei fare delle scelte vedendo le cose giuste, moltiplicandole, guardando i filmati, allenandovi in qualche maniera, e questa cosa a scuola ci deve stare, cioè, non so, la palestra, come la chiamate? Se poi i ragazzi a casa non hanno macchine veloci, mettete qualche macchina, stanno lì il pomeriggio per conto loro, vi fanno sempre la stessa macchina automobile, macchina intendevo workstation in questo caso. Oppure va anche detto, ragazzi, questo è un mestiere notevole, cioè dà belle soddisfazioni, ma non è per tutti. Non è per tutti se non vi piace vedere le cose in prospettiva, non è per tutti se non volete fare un minimo di sforzo di comprensione, non è per tutti se prima o poi un budget di 1.500-2.000 euro per avere una workstation a casa non ci scappa. Se io sono appassionato, rinuncio, non dico al cinema o alla palestra o alle cose con gli amici, ma magari se devo fare tre ne faccio due, metto i soldi da parte, che è una cosa sempre nobile, e se il mio libro è la workstation me l'acquisto. Perché so che mi consentirà ad esempio di fare fluidodinamica, è uno strumento, lo acquistate, cioè dicono a Napoli, compratevi gli strumenti e fatevi pagare. Per cui se io non ho una macchina veloce non posso fare simulazioni, per cui va anche chiarito che ci sono dei livelli di velocità e di bravura e di conoscenza che non sono possibili senza l'hardware. Che non è solo la macchina veloce, ma anche la scheda video, che è anche il processore, che è anche la quantità di RAM. Questa cosa è una rincorsa continua, ma non è detto che ve la deve fornire la scuola. Anzi, se la scuola ha già delle macchine e voi dovete investire di proprio, vi fate lo strumento. Ma insomma, il PC, la workstation grafica, per un grafico 3D e anche 2D, è una cosa, tra virgolette, sacra. È come il pennello per pittore con quel tipo di setola, con quel tipo di legno impugnatura, dentro ci sta proprio la sua vita, c'è il backup del suo DNA, non è proprio uno strumentino intercambiabile. E quindi è un piccolo sforzo, anche un grande o un medio sforzo, però non c'è neanche bisogno di spendere 10.000 euro per una workstation HP che magari in pari potenza, dico una marca, ma potrebbe essere Dell, ce ne stanno tante di belle, se io posso assemblarmela, fare assemblare, arrivo a 1.500-2.000 con pari potenza o superiore, in qualche modo. Quindi mi informo e vedo come poterci arrivare, se l'obiettivo è quello. Però non è che esiste che no, non c'ho la macchina veloce, quindi la fluidodinamica che cos'è? Il fumo, ma oddio, ma è una cosa fuori da me. È sempre la stessa interfaccia, insomma, e tra l'altro è anche molto giocoso, si punta molto all'apprendimento per divertimento. E quello che i ragazzi hanno di buono nel loro tempo, quando sono giovani, è il tempo. Non tanto, non infinito, ma tanto. E quindi rispetto alla produzione possono impiegarlo, ma non è che è infinito. Quindi devono imparare a dosarlo e anche i docenti a dargli dei compiti in una timeline ben precisa. Quindi se tu vedi che il ragazzo non si esercita e non c'è l'esercizio, dico per dire, allora ragazzi, il compito è che domani voglio la macchina. Cioè, è il docente che deve pretendere questo tipo di cose. Il ragazzo può anche non farlo e fa un errore, però dopo quando mi chiede e mi rispieghi la macchina, la risposta è no. Cioè, non è che il docente, così come non è che pago automaticamente o delle cose, ci sono dei limiti fino a un certo punto e c'è un rispetto reciproco. E poi se un ragazzo mi fa perdere, o due ragazzi mi fanno perdere tempo a rispiegare in automobile, io ho un numero di ore predefinito, non posso continuare a fare il programma per tutta la classe, quindi due mi stanno bloccando. Allora ti dici, aspetta un attimo, fino a un certo punto ti seguo, da questo punto in poi non mi interessa, perché per quanto tu sei importante, veloce e singolo, due non sono l'interesse di 10. Viene prima la classe e poi mano a mano. Questo non voglio dire che uno fa il cane e non gli dà la spiegazione. Però se tu mi chiedi la stessa cosa e non ti stai esercitando, non funziona così, questa non è scuola di grammatica. Per cui fino a un certo punto ti seguo, a un certo punto in poi mi dispiace, hai perso l'occasione. Bisogna anche un po' far capire questo tipo di cose. Ti assicuro che anche i ragazzi capiscono l'importanza e si adeguano, come è giusto che facciano. Però è anche vero che quando un docente vede che uno emerge e ha fatto delle belle cose, lo segue un pochino, non un po' di più, in quel compito, perché deve far emergere il talento, che è diverso dalla classe. E quello non va abbandonato, perché sennò ci perde anche il singolo. Per cui bisogna un po' calibrare le forze sulla base di questo coso. Ora, vi dico anche per esperienza, che questa cosa qui, io insegno, coordino, università, scuole private, scuole pubbliche, scuole che riescono, scuole fatte male, scuole fatte bene, scuole lente. Però io vi dico per esperienza che questa cosa non la può fare nessuno
Cioè, insegnare queste cose complesse se non avete degli esempi e degli step. Come dire, l'interfaccia va bene la teiera, va bene l'erba, va bene tutto perché state apprendendo lo strumento. Però tutti i docenti, tutta la classe devono, dopo 2 mesi hanno fatto la sigla, dopo 4 mesi hanno fatto l'automobile, dopo 5 mesi hanno fatto il drago, dopo 6 mesi arrivano all'umano. Ora, vogliamo fare architettura? Non facciamo l'umano. Vogliamo fare design? Fermiamoci ai computer. Però non potete prevedere che Photoshop, più After Effects, più il 3D, più molte simulazioni vengono fatte dicendo un po' come faccio io adesso, no? Vi faccio il quadro e la mappa, però non vi posso spiegare RealFlow facendo due fluidi come vedete adesso. Sì, capirete che è facilissimo, ma in uno step intermedio il supervisore ha detto che si fa la cascata, che è una cosa ad esempio che faccio fare, no? Cascata, cascata vuol dire che ti modelli il bacino con Max, maglia, fate voi, poi la importi qua dentro, poi RealFlow gli fa la cascata, poi tornate indietro, il docente di View gli fa le texture con la vegetazione, magari possono essere anche lo stesso per più materie. Allora, mi dite come fate a pensare che se non c'è sta l'esempio cascata, come fanno tutti questi docenti a coordinarsi per fare la texture delle rocce, il materiale del vetro, il cielo e le cose, se io non so che il 20 aprile si fanno cascate? Mo' ho detto cascata, ma potrei dire automobile. Potrei dire, quindi, ma sono esempi pretestuosi, perché quando voi avete fatto l'automobile, fate prima l'automobile del docente, poi tagliate il cordone ombelicale facendo l'automobile che vi piace a voi. Quindi, Paperinic, la sinca di zio del 79, non importa niente, la macchina di Batman, la macchina di Formula 1, liberi. Perché se il docente gli ha spiegato come si fanno le automobili, ognuno di loro deve essere in grado di fare la propria. E io vedo la velocità con cui arrivano a fare la singola automobile, quindi tagliando questo cordone, ad esempio nella modellazione, da quanto sono veloci e bravi a arrivare alla macchina di Batman, magari combacia con le vacanze estive, mica stavano con le mani in mano, hanno tutto il tempo di velocizzarsi sull'automobile, ok? La cosa interessante è che l'automobile è la quintessenza del design, quindi se uno dopo che ha fatto l'automobile si vuole fare la motocicletta piuttosto che il veliero, piuttosto che il telefonino, è design, ok? Quindi è solamente un catalizzatore di un argomento che sappiamo ne porta con sé tantissimi. Anche lo studio del logotipo dell'automobile è il logotipo che ognuno di loro si fa per il suo finto studio di produzione, così impara anche a fare layout, cioè a fargli il 3D, eccetera. Quindi bisogna avere in mente che questi step sono singole professioni. Se mi fermo al primo perché sono comunque sia svogliato, non me ne importa niente, so far sigle. 95% del lavoro italiano sono sigle, motion graphics. Già ci siamo assicurati che molti loro possono comunque operare. Se vai un po' più avanti fai interni e esterni architettonici. E anche qui, il professore ha fatto quest'aula, perfetto. Loro fanno la cameretta e poi in team fanno il museo o la tomba. L'argomento, ripeto, è pretestuoso, sta vicino, sta lontano, è più importante di quali siano. Tanto bisogna farli tutti. Però in questo modo tu dici, ok ragazzi, abbiamo avuto solamente 2 mesi per fare l'automobile, però adesso ognuno di voi viene a spiegare come è usato lo strumento di Max per fare gli specchietti della Formula 1 rispetto agli strumenti che ha utilizzato per fare la griglia della macchina di Paperinic. Quindi, senza che hai bisogno di tantissime ore, hai moltiplicato l'esperienza. Quindi questi catalizzatori dovrebbero anche accelerare, diciamo, le loro competenze. È vero che non è che fanno più di 2 macchine, ma vedendo che il compagno ha fatto una bellissima Isotta del 76, si appassiona di macchine d'epoca. Voglio dire, questa cosa noi la chiamiamo grande interesse. Se tu hai un grande interesse per un campo, lì riuscirai benissimo più di altri perché ti documenti un po' di più. E quindi è quella spinta che devi seguire. Però se io so che per arrivare a livello alto alto comunque devo fare le creature, io faccio fare personalmente il drago perché catalizza anche qui la fantasia, gli studi di biologia, i dinosauri. Ma se uno decide di fare l'elefante piuttosto che, basta che giustifica che è un catalizzatore di esperienze, poi arrivi all'umano. Ragazzi, l'umano è il completamento del progresso. Ovviamente parlo anche di corsi, che ne so, biennali, o che c'ho un monte ore. Non è che
in 200 ore dovrebbe forse arrivare all'umano, o si fa, cioè, va calibrato rispetto alle ore, ok. Però è anche vero che se mi manca la creatura e l'umano, non sono completo. Mo, lascia stare che io vado a fare cose architettoniche o archeologia. Fanno un rilievo con una statua, non ho fatto cose umane, non sono capace. Devo fare una caviatide o devo fare delle cose di un tempio greco, è umano o no? Quindi l'umano, intesa come figura, maschile, femminile, bambino, vecchio, tutto, creatura inventata, è paradigmatica di un argomento complesso. Quindi questo tipo di formazione, senza delle linee guida radicate su quello che sono già delle singole professioni. Allora, quando tu hai l'argomento, sì, so fare automobili, sì, utilizzo Realflow, View, eccetera, gli hai moltiplicato talmente gli strumenti che è molto di più di quello che gli serve per fare una singola professione. Possono non trovare lavoro? Non possono. Mai capitato fino adesso, con nessuno. Perché è molto più di quello che loro, che gli viene richiesto. È vero che qualcuno si accontenta e quindi magari non trova subito, però generalmente è un bel po' di più di quello che vi chiedono sia in Italia ma anche molto all'estero. Ci sono ragazzi che non fanno nessuno stage e lavorano da fine diploma, alcuni anche prima. Però vi dico un caso personale che mi è capitato, le camere che vi ho fatto vedere sono degli step intermedi di ragazzi del secondo anno di un corso che non per forza cito, però la soddisfazione più grande è che uno dei ragazzi mi dice: professore, ho trovato uno che mi ha pagato 300 euro per fare una tavola di un interno per una fiera. E tanto, poco, giusto, non importa. Cioè, stai al secondo anno, c'è un lavoretto, ti sei pagato. Cioè, noi puntiamo a questo tipo di cose. Cioè, a essere pragmatici sul fatto che loro devono viverci. Poi ti dico anche che bisogna anche essere un po' bravi a dare delle infarinature su materie un po' più allargate e a farli pensare con la loro testa, no? In qualche modo. Però questo tipo di cose è secondario. Cioè, noi prima pensiamo allo stomaco, lo so che è brutale. Devi mangiare, devi sopravvivere, devi farti la famiglia. È così. Gli americani, tagliando l'erba, si pagano i corsi di migliaia di dollari. Che ci sta di male, no? Come cosa. Poi intanto vivo, no? Mangio. Ok, poi dopo nutro la mente. E quindi i libri, le cose. Personalmente sono superiori, però se il corpo non mangia, la mente muore. Quindi in realtà tu pensa a farli sopravvivere. Poi loro arriveranno sui massimi sistemi. Si fanno un sacco, tu dico, singoli docenti, guarda tutti noi. Però è un modo di fare che non si fa sulle scuole di nessun ordine e grado. Sono infarciti di accademismi che non servono a niente. Se fanno 60 ore di 60 ore di arte moderna, no? Mo, io, a parte che ho delle difficoltà a capire l'arte moderna, ma questa è una cosa personale. Però io posso fare 60 ore di arte moderna e 20 di maglia in un corso di 3D? C'è qualcosa che non va. Perché io so tutto sul dadaismo, però non so modellare. Ma sbaglio, devo fare un corso di modellazione. Quindi dosare questo tipo di cose. E uno dice, sì, ma è una laurea breve, un MIUR, ci stanno delle cose, ho dei paletti. I paletti ci stanno sempre, però loro devono lavorare, per cui lo facciamo dopo il corso d'arte, anche perché se non imparano a disegnare e apprezzare le cose non sono neanche in grado di apprezzarli. Per cui i filosofi vengono dopo i materialisti, no? In qualche modo. E intanto, se fanno bene la macchina, l'umano, eccetera, voglia fare filosofia e voi lavorate. Se non lavorate in Italia, questo pazienza, lo vedete all'estero. È una cosa brutta da dirsi, però l'Italia non vi merita. Però sanno fare. Quindi c'è una componente di base. Ora, anche i docenti devono fare. I docenti devono saper fare e i docenti devono venire dal mondo della produzione. Cioè devono fare sigle, lavori, l'esofago, come abbiamo la disfagia. È fondamentale che il docente abbia esperienze lavorative, perché altrimenti si innamora della bellezza dell'effetto e poi non lo sa spendere, del tipo, ma mi costa 50.000 euro e mi ci vuole una settimana, vabbè, non mi serve. Cioè, ci sono anche cose di questo tipo, quindi calibrare le proprie forze. Allora, i docenti fanno le dorsali, vi indicano la via, le vie principali, poi ognuno di voi aggiungerà le foglie o altre componenti. Dovete fare delle scelte, imparerete a fare delle scelte. Sacrifici? Sì. Bisogna rinunciare a delle cose. Non c'è il tempo di poter fare palestra, nuoto,
discoteca, mi dispiace, soprattutto a 18 anni, non si può, non si può, non è compatibile. Non dico che dovete fare gli eremiti, ma se avete tempo per la palestra, Facebook, mangiatempo, più di qualunque altro tipo di cose, tra l'altro anche spesso inutile, almeno se lo utilizzate dal punto di vista del marketing e vi fa arrivare del lavoro, lo posso capire. Dovete calibrare il tempo, è denaro e il tempo è un'unità chiusa e anche i docenti devono darvi questo tipo di impressione, quindi date sempre compiti finiti e stringete i tempi, e moltiplicate, non devono avere tempo, se c'hanno tempo per tutto è sbagliato qualcosa, o loro sono troppo bravi oppure c'è qualcosa, devono rinunciare alla partitina di pallone, ma ne fanno tre a settimana, ne fanno una, è sufficiente per l'attività fisica. La notte, mica per forza si dorme solo, riducete l'ora di sonno, ci sta. E non è, finché non fate malattie, robe da un'ora a notte, cioè noi quando produciamo stiamo con gli zaini, per la settimana ci facciamo anche del male fisico. Pur di far bene le cose, ci sta, non succede nulla. Cioè dovete, lo spirito di sacrificio va fatto uscire, non c'è sofferenza, però bisogna rinunciare a delle cose, ma guarda che se ci credono e lo vogliono fare, sono bravissimi a rinunciare sulle cose inutili. Io comunque, Antonio, ti parlo della mia esperienza. Sì, però io ho generalizzato, sì, non conosco, no, figurati. Non do giudizi. No, no, l'unica cosa, diciamo, che diciamo a me tutte le volte che mi viene comunicato quello che sto per dire stride un poco, è quando a volte magari do l'esercizio e i ragazzi, anche in buona fede, non è che per carità dica il contrario, mi dicono non ho potuto farlo perché dovevo studiare. Non capendo, diciamo, che è come se questa materia fosse minore rispetto, diciamo, a... Che contemporaneamente fanno anche esatto, l'altro. Perché sono studenti, eccetera. Si rendono conto che finiscono di studiare e poi fanno il corso. Ecco, dovrebbero, ecco, quello è il discorso. Sì, sì, no, non è compatibile con altre attività. È meglio, la condizione ideale, se potete, soprattutto nei primi anni, da 18 in poi, 16 in poi, eccetera, avere tutta la settimana per poter lavorare, a fare corsi non più di 2-3 volte a settimana, in maniera che abbiano molto tempo per concentrarsi su quel tipo di cose. La condizione ideale è non lavorare e studiare contemporaneamente, però se siete costretti a farlo e dovete farlo, dovete trovare il tempo per fare questa cosa qui. Allora, le rinunce del tempo ci stanno tutte, ma potete pure fare a meno del cellulare ultimo grido e con due cellulari ultimo grido vi comprate una workstation. Quindi non capisco quando mi si dicono ma 2000 euro non posso e due volte 1000 per un iPhone o un Samsung da 600, insomma che fate voi. Ma non capisco quello che voi fate, ma non posso pensare che sia più importante il telefonino rispetto allo strumento. È già una cosa di rinuncia, no? Come cosa? Oppure lavoretti per pagarselo e per acquistare elementi o macchine. Poi c'è tutto un altro gusto, guadagnarselo, non farselo pagare dai genitori o mettersi per proprio conto. Come si va a Londra per imparare l'inglese e si fa i camerieri, e non c'è assolutamente niente di male a dirlo e a farlo, non dipendendo da nessuno e imparando la lingua inglese praticamente a gratis, vale bene anche per questo tipo di grafica. Le soddisfazioni sono grandissime e non servono, mica servono gli eremiti per 20 anni, basta 6 mesi, un anno e mezzo, 2 anni, in cui pensate, vi concentrate e focalizzate solo su questo tipo di cose. E se ve lo impartiscono per benino è anche divertente. Una componente sarà pizzosa, tante cose della vita fanno parte, cioè non è che gli dobbiamo togliere per forza tutto quello che è pizzoso o pesante, cioè la vita è anche un po' di dolore e un po' di cose, quindi questa cosa forma e fa bene. Però, sì, no, l'esercizio bucato non è compatibile con la mia didattica, personalmente. Per cui non può esistere. Se esiste, mi dispiace, l'esempio è finito, lì. Quando lo vedo, prosegui da quello. Da in poi non ci sto più a rivederlo. Peggio per te. Capiscono che hanno perso un'occasione. La prossima volta non lo fanno. Mi dispiace, ma non si può. Purtroppo facciamo così, purtroppo, nel senso a malincuore, perché vediamo che magari non è stato recepito il messaggio. Ho capito. È tutta la classe che non ha recepito? No, due non tutta la classe. Io parlo del singolo. Lo so, mi dispiace, si lascia indietro. Buoni, buoni, buoni così, va tutto bene, però la classe, mentre stai spiegando al singolo, si è perso il passaggetto per andare avanti e fare la simulazione dei vestiti, non è giusto. Il programma lo prevede e il singolo ha sbagliato. Che paghi o meno non ha nessuna intenzione, cioè, non è un automatismo.
cioè è un privilegio, cioè stai prendendo lezioni, ti devi attenere. Io poi non capisco, scusate, ma quando avete imparato le vocali e le consonanti facevate finta di niente, oppure il problema non lo portavate in classe, il maestro diceva va bene, te lo rispiego, sei piccolo, ma di che? Cioè, signora, non si applica. Poi i genitori penseranno alle punizioni. Bene, due settimane non esci, niente paghetta, vedi che adesso l'esercizio esce fuori. È educativo. Non dovete avere tutto e subito, dovete guadagnarvi le cose, possibilmente senza spargimento di sangue. Cioè non è che servono le percorse o le cose, semplicemente dicendo ok, vabbè, senti, sai che ti dico, niente calcetto, fatti l'esercizio. E i genitori faranno sta cosa. Voglio dire, noi anche dei 18 anni e dei 20 anni ci abbiamo i colloqui sulle cose, comunque li minacciamo dicendo va bene, adesso parlo con nonna, però ho portato la giustificazione firmata dei genitori, sono grandi, dopo 18 anni dovete sapere gestire il vostro tempo, ragazzi. Dopo, guardate che è come con l'inglese, arrivate a 20-30 anni e dite ah, l'avessi imparato quando avevo tempo, adesso costa tanto, adesso non è più la stessa cosa, adesso la mente non è più flessibile, quindi comunque sia... Che vedevo di? Mi dispiace, avete perso l'occasione. È dura, ma ve lo dico non perché sono cattivo, perché vi posso assicurare che non c'è possibilità di rimedio. Non c'è nessuno che può, lo Spirito Santo, ma insomma, non penso che pensiate che pregando vi arrivano le capacità. Comunque, quindi non si può, che ve lo dico? Non si può fare. Tutto qua. Quindi... disciplina, e loro si autodisciplinano sulle varie componenti, se non lo sanno fare peggio per loro, non è compito, mi devo mettere per traverso perché non vedo bene sul mio monitor. Sì, no, non ti preoccupare, lo faccio da qua a distanza, scusate, sono in questa posizione però e ci metto un po' di più, quindi magari non sarò così velocissimo e penserete che non serve essere così velocissimi, però a dire l'interfaccia delle cose, ok, scusate la parentesi un po' ferrea, dura, però domande su queste cose o vabbè che vi vengono dubbi? Ok, allora questa è un'interfaccia un po' strana per noi adesso di Real Flow, però mi deve farvi capire che praticamente è l'interfaccina di anche di Max o di altri elementi nel momento che andate a giocare con questi gadget che vi separano, vi dividono in quattro, una quad view. Non so se voi siete molto abituati a lavorare sulle quattro viste, un po' si fa sulla modellazione, ma poi quando si arriva a simulare si preferisce quella prospettica perché ci si muove un pochino meglio. Io voglio farvi capire quanto sia semplice e come si possono fare cose complesse, anche senza per forza spiegarvi tutta l'interfaccia, le icone, insomma alcune cose sono uguali anche a quelle di Max, corrispondono anche a quelle di Maya, e anche senza per forza entrare su cose di fisica, però dico ai miei studenti, se vi interessa la fluidodinamica, fumi, fiamme e quant'altro fatta bene, rimediate almeno dei libri dello scientifico, il terzo anno forse, sì, dinamica, dello scientifico, o comunque sia, esiste un testo in inglese con animazioni che si chiama Ask to Mountains, che è fatto di pieno di tutorial dove vi fanno vedere i moti bruniani, la dinamica, i liquidi, una serie di robe. E quindi, questo perché magari capite un po' meglio che cosa vuol dire viscosità, cosa vuol dire teoria corpuscolare della materia, anzi, magari qualche docente può spiegare meglio la fisica con questo tipo di sistemi, perché è veramente molto divertente, soprattutto perché le cose che vi faccio vedere per lo più sono tutte real time, quindi qualunque cosa facciamo non dobbiamo aspettare mai nulla, anche perché sono cose comunque complesse. Quindi in realtà all'interno di queste iconcine un po' strane possiamo prendere delle cose che si chiamano emettitori. E quindi ad esempio posso prendere un emettitore circolare e posizionarlo qui dentro. Adesso non lo scalo perché tra l'altro mi aumenta comunque i tempi di calcolo o quant'altro, ma insomma tanto è più grande, tanto più particelle di questi emettitori fuoriusciranno, no? Di forma circolare. Ok. Perfetto, lo posso un pochino spostare, le iconette sono quelle di rotazione, quindi magari lo prendo e lo sposto verso l'alto, no? Se la griglia è il basso o l'alto, insomma come il disegno della bambina, basta che giro un vettore, questo è un vettore proprio, non quello che ti dicevo io di vettore di comunicativo, ma proprio il vettore fisico, quindi è la freccetta con la
la punta, eccetera, a dirci qual è la direzione delle forze. Quindi ho messo un emettitore, ad esempio, di questo genere. Bene, prima, mentre parlavo, ho dato anche un nome, perché il software vuole il nome di un progetto. Però in realtà, finito. Prendo e partono un bel po' di particelle. Ok, ho già fatto, 24 fotogrammi al secondo, una serie di robe. Giustamente voi dite, sì, beh, insomma, da un liquido c'è una bella differenza. Però ho capito che questa è la timeline, quindi in qualche maniera mi ci posso muovere sopra. E l'ho già calcolato in giallo, però se ci ripenso e lo metto qui e lo faccio simulare, mi continua la simulazione. Quindi mi dà un warning, mi allontano e lui continua. Se non mi bastano, aumento questo numeretto qui in qualche modo. Posso fare anche lo scrubbing, cioè il trascinamento accelera quello che sto vedendo. Bene, perfetto. Non somiglia né al liquido né a niente che... Però ho già stabilito un emettitore delle particelle. Anzi, le particelle hanno anche un colore. Mi sta già dicendo energia cinetica o potenziale della mia simulazione. Cosa mi manca? Una forza. La gravità. Quindi ben, vado su questo e praticamente... Ok, aggiungo la gravità. La gravità, mentre l'oggettino emettitore ha importanza dove voi lo mettete, la gravità non ha nessuna importanza. Per cui il fatto che voi lo spostate o lo mettete anche fuori campo, tanto è una forza globale. Ci sono anche delle forze locali, tipo il vento, se volete. E quindi ha importanza dove voi li mettete. Ma in questo caso sto parlando di cose generali. Inoltre, in 2 secondi vi ho anche spiegato i nodi. Non l'ho fatto, ma in realtà eccoli qua. C'è una cosa che lui chiama hub centrale dove sono collegate delle robe e poi avete la forza di gravità. E quando ci clicco mi dice quant'è la forza di gravità. Quindi posso agire con i nodi velocemente selezionando le cose oppure cliccando sulla gravità, sugli oggettini, che c'è stato di complesso dopo aver fatto un po' di 3D? Assolutamente niente. Ora però se io resetto la simulazione, ok? E simulo, cade l'acqua. Eccola, questa è la teoria corpuscolare della materia. Ci sono tutte molecole, atomi, fate voi unità N, la cui colorazione bianca e celeste mi dice un'energia potenziale scura che diventa cinetica, espressiva di energia, man mano che diventa più bianca. E noi ci possiamo anche spostare, no? Ok? Ho già fatto in nuce una cascata, in un attimo. Potrei anche annullare la gravità e cancellarla e continuare la simulazione e il getto prende e riparte in alto. Quindi posso anche ibridizzare quello che succede. Però adesso ve lo complico leggerissimamente in un altro modo. Ad esempio, vado a mettere una geometria come può essere un piano. Ok? Non lo vedo rappresentato, vado a memoria. Perfetto, questo è il piano. Quindi il piano ha i soliti controlli. Me lo vado a spostare sotto, purtroppo la cascata è già passata, ho deciso di andare un pochino più indietro e faccio partire la simulazione da qua. Ok? Vi dico anche che metto uno shading per dire che voglio uno smooth. La mia miopia non sempre mi fa vedere anche queste cose per voi grandissime. Ok, ora io resetto la simulazione e succede quello che mi aspetto. Splash. Ok, ho delle particelle, ma abbiamo detto che queste conservano un volume, fanno delle robettine, guardate un po' queste che escono fuori dal piano. Ok, tra l'altro voi lo state vedendo in simulazione, sì, un po' compenetro, ma insomma posso dargli un parametro che mi diminuisce l'attacco per tenermi un pochino più sopra e posso dare anche uno spessore, per cui state tranquilli che ci possiamo divertire. Allora, voi lo vedete così perché lui lo sta calcolando. Ma se io ve lo porto a 0 e lo simulo secondo questo, voi lo vedete bello fluido. Ok? Ovviamente mi dite anche, sì, ma noi abbiamo visto tutte quelle belle cosette renderizzate, ho visto che sto vedendo queste particelle, sì, un po' ho capito, ma insomma, non proprio. Quindi noi abbiamo, ad esempio, la possibilità di fare una cosa che si chiama Particle Mesh. E questo Particle Mesh possiamo inserirlo a tutti gli emettitori. Portiamo indietro tutto. Ok. Vediamo un po' se il baghetto di smooth è attivo. Vabbè. Allora, ma sì, non ti preoccupare. Qui scrivi sopra.
che state vedendo dalle particelle. Il software ha uniti i puntini, un po' come il giochetto della settimana enigmistica, non proprio esattamente. Intorno a ogni puntino ha fatto una metaball. C'è la possibilità anche di vederlo un pochino meglio, ma c'è un bughetto che non sempre lo visualizza. Eccolo qua. Correttamente, se non vi faccio questo piccolo passaggio di scene shading da flat a smooth. Ok. Se si sente preoccupato mi chiede conferma. Ok. Benissimo, facciamo di fare il calcolo di qualche fotogramma. Quindi in realtà 3D Studio Max si prende tutta questa mesh fotogramma per fotogramma grazie a una plugin automatica e gli dà il materiale vetro di V-Ray piuttosto che acqua e renderizza. Ora, la cosa interessante è che io ho portato un piano o ho preso un suo piano, ma si possono anche portare all'interno degli oggetti che vi siete modellati voi, la piscina piuttosto che delle altre componenti. Della barca, perfetto. Quindi vuol dire anche che se iniziate pian pianino e cominciate a capire interfaccia e modalità, potete complicarvi la vita. Ad esempio, resettate il tutto e mettiamo due mettitori. Magari già per fare un po' di variabilità, se non volete proprio il circolare, ne facciamo una quadrata. Ma vi dico già da subito che un secondo emettitore, che ci orientiamo ad esempio in questo modo, ve lo potete muovere, vedete, rimane con gli assi storti perpendicolari, quindi passate su questa iconcina e potete spostarla l'una con l'altra, no? Ok. Ok. Qui avete i nodi che ci dicono le relazioni fra le singole parti, ma generalmente, sì, resetto ogni volta, RealFlow fa interagire tutto con tutto, quindi potete mischiare due liquidi, ci mette un pochino più in calcolo semplicemente cambiando l'emettitore. La cosa interessante è che da questo punto in poi posso prendere l'emettitore e ad esempio orientandolo, dandogli un andamento più, lo posso avvicinare. Il fatto che io continui la simulazione oppure rinizio sta a me. Volendo posso anche continuare, è chiaro che si ricrea uno stacco. Nella maggior parte delle simulazioni questa si resetta e si va a simulare. Ok. Il fatto che ne vediamo una con le particelle e magari una senza è perché quell'unità che si chiama Particle Mesh iniziale, sono sicuro, ok, non ho fatto l'insert all emitters, cioè guarda che quello che stai facendo come oggetto vale per tutte le particelle. È una roba troppo complicata, vi spaventa questa cosa? No? Perfetto. Simulo, wow, una entra nell'altra, abbiamo anche materiali possibilmente diversi, ed è il software che calcola per noi che una arriva in questo modo, un'altra in un'altra, poi impatta il suolo. Sì, per tutti i software. Non è così complessa. Usando la sua interna? Che si chiama Root 3D. Ok. Cioè dei principi, okay. Non arriva alla... No, ma non mi fido a quello. RealFlow ve lo forniscono anche con una plugin per 3D Studio Max, Maya, eccetera, per importare automaticamente questa simulazione. Quindi comunque non avete, cioè eseguite qui dentro la simulazione e poi ve la importate per i materiali. In realtà su questa ultima versione loro hanno messo anche Fire, che sarebbe la versione real time di Maxwell Render. Quindi renderizza direttamente. Se la mia PIA me lo consente, quindi mi scuso sulla velocità, ma forse questo è meglio che lo faccio a schermo. Queste cosettine piccole piccole. Ok. Se io assegno uno shader tipo il miele o l'acqua a uno dei due liquidi, posso farmelo renderizzare in maniera trasparente. Quindi potete avere anche un valido preview, ad esempio dalla mesh, vediamo un po'.
Ad esempio di questo genere, underwater, questa è la cavità. Particle mesh. Ok, vedete che il nodo del piano ha una cosa Maxwell render. La square ha un nodo Maxwell render, quindi l'emettitore circolare ha anche un nodo Maxwell render. Proviamo a dirgli, ad esempio, che qui dentro deve prendere il materiale dal, che ne so, Honey, quindi ne ha alcuni anche predefiniti, no? In qualche modo. Vediamo un po' se Fire ci obbedisce. No, quindi non gli piace il nodo. Vediamo un po' che cosa è successo su Honey. Renderable same as display. Yes. Se un controllino di questo genere. Oppure no, comunque per dare diciamo un pochino più realismo all'effetto finale. Non gli piace, vediamo un po', ho messo anche questa cosa. Voi leggete qui dentro Maxwell render, cioè piccolissimo, in qualche modo ci devo zoomare, per fortuna i nodi sono comunque zoomabili. Ok, facciamo che lo aggiungo globalmente da qua, va? Ok, vediamo un po'. Se gli piace un po' di più, cioè vado a lavorare sulla mesh rispetto, eccolo qua, anziché lavorare sul singolo nodo, tutti e due in questo caso senza distinguerlo, ma il fatto che posso vedere il preview, diciamo, del miele inteso come materiale, la densità non è automatica rispetto a delle cose. Quanto tempo è passato per presettare due liquidi anche complessi con un materiale che sia abbastanza realistico? Ovviamente se sai dove mettere le mani, non è che per forza è una cosa, però mi serve per dire che anche fare cose che avete visto e che vi sembrano particolarmente complesse, spesso sono il cliccaggio 7-8 clic nel posto giusto. Certo che devi sapere e ci vai direttamente, no? Però, oppure metti un HDR in fondo, cioè questo si fa il rendering in real time usando la scheda quadro di Maxwell Render, guardate i riflessi del sole rispetto ad altri componenti, e lo fa praticamente in tempo reale. Ok, quindi mi serve per dirvi che la parte difficile e il grosso sta nel pacchetto principale, Max. Poi tutti gli altri sono estremamente semplici e diretti, per cui lasciate perdere tutta la roba che vi fa che è troppo farraginosa nel pacchetto 3D, cioè i fluidi, ma vabbè, c'ho questo, ma neanche so dove stanno, ma sinceramente non mi interessa, personalmente neanche su quelli di Maya. Se ho il pacchetto di questo tipo, posso fare direttamente. Per cui si impara anche che all'inizio so un po' tutto e poi dopo tolgo i, no poto le, i nodi, del, faccio una potatura delle possibilità. E in produzione non vi serve per fare liquidi e cose complesse, chissà cosa, bastano dei clic, capire l'interfaccia e buttarsi dentro con delle robette. Chiaro che non è tutto così, perché ci sono, c'è un tempo, sì, perché ci sono addirittura dei software molto molto più semplici. Non so se vi potrei anche far vedere altre cose di questo, lo rimando a domani, ci aggiungo delle cose, metto dei solidi, metto qui un cubo che cade, rimbalza, il liquido se lo porta dentro, vabbè, ve lo complicherò un pochino di più. Intanto mi serve farvi capire che io posso andare a selezionare il singolo nodo e cambiare il raggio piuttosto che andare sulla gravità e dirgli, oppure selezionato da qui sotto, guarda che è 9,8 senza il meno davanti, poi gli dico che di fare una gravità di tipo 4, quindi meno pesante, non quella terrestre, vado indietro, risimulo, yes, e guardate un po' sto liquido, mi fa la stessa cosa, ma siccome c'ha meno peso, entra più l'uno con l'altro, quindi non è che per forza devo rispettare la gravità terrestre, se il mio effetto prevede uno splash di gelato della cosa, forzo la gravità. Cioè lo forzo ai miei fini, non mi importa se è 9,8 quella terrestre, per avere uno splash che mi interessa, ok? Quindi è chiaro che se so un minimo di che cos'è la gravità e del perché qui non c'ho il meno davanti, visto che è una forza col meno davanti, il
il range di possibilità lo potete ridurre, diventa più facile. Però i programmatori, vi assicuro che vi si sforzano tantissimo per darci strumenti ultrapotenti. Quindi concentriamoci su quello che vogliamo realmente realizzare. C'è paura di un sacco di cose non farvi vedere. Comunque, se questa cosa vi interessa e volete vedere anche, che ne so, un proiettile che spacca un corpo, questo è Fracture, per spezzettare gli oggetti. Quindi non pensate che si faccia solo questo, ma anche fiumi, splash, oceani con delle barche che fanno delle scie, perché attivo altre sottosezioni di Real Flow a seconda della scala, in realtà, in qualche modo. La cosa che mi interessa è che arrivi il messaggio del è veramente stupido farlo, ok? Nel senso che con dei click ho spiegato due cose di base, anche senza l'interfaccia, vi potete divertire, scaricare il software che è gratuito, anche questo per 30 giorni, e provate, al peggio non succederà nulla, ok? E qua dentro c'è un sacco di roba che a sto livello evito anche di dirvi cosa fanno, ma intanto inizio a giocare. Poi ci sono dei software che non è che giocate, domande su Realflow o cose che vi lasciate per domani, tipo, che ne so, un corpo che cade sull'oceano, uno splash di scala più grande, che sono anche più veloci in realtà da calcolare. Tra l'altro c'è un bug sul 13, quindi il 12 mi serve per gli splash un po' più. Però questo è come si fa un rubinetto, ok? Quindi, se non mi importa niente, non salvare, quindi vi posso far fare un passettino avanti in un altro modo, perché sennò queste cose non vi si legano. Quindi dentro i miei lavori personali, quindi le cose che utilizzo in didattica ma anche sul lavoro, posso legarvi quello che avete appena visto con questo. E come ho illuminato l'acqua? Come nel brevetto, sapete che c'è il rubinetto con il LED dentro? Se premete a sinistra fa l'acqua fredda con il LED a luce fredda, se premete a destra vi fa la luce calda in qualche maniera. Questo è anche un nome grande dell'industria, come Jesse piuttosto che altre cose. Quindi una volta che ho fatto la simulazione, una volta che avete capito anche come si illumina in qualche modo, no? Mi sa che adesso diventa un po' più facile capire che si possono fare queste cose. Con i tagli in video dove più rendering sono stati messi l'una dentro l'altra, renderizzati, uno lo vede senza le cose che avete visto prima di Realflow e pensa, oddio, la risposta è mezza giornata di lavoro, che ci sta tutto per questa compresa, rendering è la cosa finale, che ci sta tutto anche i test, le prove, eccetera, eccetera. Quindi vi posso far vedere un po' di robettine, tipo cosa abbiamo fatto, anche cosa utilizzo in didattica. Potrebbe far vedere praticamente come importare o esportare all'interno di 3D Max. Puoi vedere. È un po' lunga, però, e poi Max non è il mio di lezione, magari su Maya un pochino più, però diciamo che domani mattina mi faccio i fluidi che avete visto e vi faccio vedere, perché vi devo anche scaricare la plugin da Max, quindi come importare il liquido e renderizzarlo con Max Vray, Mental Ray. Solamente quell'esempio che vi ho fatto vedere vi basta? Ok, bene, mi scarico la plugin e vi faccio vedere passo passo come, e quindi in questo modo qualunque simulazione fate potete direttamente importarvela all'interno. Se no, se per voi non è un problema, lo faccio vedere per Maya, o volete proprio Max preciso? Meglio Max? Avrete Max. Ah, non si possono nominare, va bene, ok. Allora, però vi faccio vedere un po' di cose, sia di applicazione di nodi o anche, quindi di occlusion o d'altro, su che cosa vuol dire mettere dei materiali, invecchiarli, fare SSS, quindi un po' rivedete le cose che vi ho detto, ma sono anche gli esempi che devono fare gli studenti. Questo è un rendering della Bismarck, ma il modello è degli studenti, anzi di uno studente in questo caso.
Quindi fatta l'automobile, che dovete fare, poi fatevi gli aerei, fatevi costruzioni storiche, non ha importanza, fate quello che vi piace. Però anche lo studio del disordine, il tappeto arrotolato, non per forza piatto, oppure l'illuminazione di questo tipo, guardate un po' le pieghe sbagliate dei vestiti buttati alla rinfusa, quindi non tutto allineato, anche mettere delle unità di disordine, li chiamiamo. Però, ecco, questo è stato molto divertente. Guardate il tappeto che è piegato in maniera diversa da quell'altro. Perché? Perché immagino che uno che entra dal davanti ci inciampa e lo piega così. Quindi pensate a come può essere utilizzato. La cosa bella è che, ad esempio, con Max Ferrender, con Ferrender Avion, anche all'interno di pacchetti come questo, come interni come questo, senza rifare il rendering, accendete e spegnete le luci in tempo reale. Un rendering solo, questa accensione e spegnimento, domani mattina insieme a questa cosa qui mi vedo anche se c'ho la scena, perché se la apro io muovo degli slider e voi vedete la luce che si accende, si spegne e si cambia colore. Vi dico questo perché mi richiede un po' di tempo per riportarlo, cercarlo, però la cosa interessante è che fate un solo rendering e modulate l'accensione e spegnimento, quindi l'architetto o l'archeologo, per certi versi l'archeologo lo fa sulla luce naturale, ovviamente vi cercano questo tipo di cose. Cioè l'illuminazione sopra il lavandino senza che accendo tutto quanto il resto, ma guardate anche i faretti qui dentro e nelle varie nicchie cosa succede quando ho accensioni multiple. Questo è il sole che entra dalla porta davanti, aperta, in qualche modo. Ok. Studio dei materiali insieme alla composizione. E quindi se vi prendete la bottiglia della Coca-Cola e la teiera della nonna, no, non solo il teapot di Studio Max iniziale, ma anche una teiera che vostra nonna o vostra mamma custodisce gelosamente, ve la mettete vicino e controllate che le texture e i materiali siano esattamente quello che state combinando. Quindi saranno diversi da studente a studente, no? Questi sono filtri di soft aggiunto. Oppure spegnete il cielo, il sole o meno, sullo stesso interno. Oppure studi di materiali. Vabbè, non so, non pensavo di avervi fatti vedere, o forse di en passant, fino ad arrivare alla copertina, no? Quindi tutti quanti i passi. La schiuma aggiunta in posto. Guardate un po' il design con le cuffie, e quindi quella cosa che avete visto architettonicamente, visto che so fare l'automobile, saprò fare un paio di cuffie, e se voglio accendere e spegnere luci architettoniche lo posso fare su un esterno con delle cuffie? E beh sì, ci vedete anche un po' la luce celeste e gialla nei due lati che mi danno profondità sullo stesso oggetto, senza ripetere il rendering, e se ci fate caso vedete anche delle caustiche in basso dedicate al metallo dovute all'incidenza della luce. Automobile, vabbè, no. Non è che è una mia passione, nel senso che ci va per forza un'automobile, è uno step troppo importante che in uno degli ultimi corsi uno studente, solo grazie alle BMW per cui era patito, sta facendo lo stage in Audi Germania. Non so se lo prenderanno, ma intanto hanno visto tutte le BMW che si è modellato perché gli piacevano, quindi partendo dalla sezione, dal profilo dello squalo, eccetera, eccetera, e magari anche la concorrente dice, ah sì, automobili? Beh, insomma, la Ferrari Enzo è una cosa particolare, però il cambiamento delle luci sulla scocca e anche lo studio dei metalli, e queste sono le linee sufficienti perché dentro maglia si possa gestire, compreso il bevel che sta qui dentro, guardate un po' sulle linee di intersezione, una cosa così complessa. Però chi magari decide di fare una Ferrari Enzo, un 50-60 euro sul modellino della Burago, un a 100, un a 50, quello che sia, lo investe in maniera che può vedere tutti questi tipi di dettagli. Oppure magari, ecco, un'altra cosa che consiglio, tipo il veliero, didatticamente le scatole di montaggio. Per cui se mi piace fare la Bismarck, compro una scatola di montaggio e mentre la monto, scansiono i loghi, quindi c'ho già un parte delle texture, vado a prendere i singoli pezzettini dello scafo e li ricompongo, e quindi sono anche le linee di unione di montaggio che poi sono quelle dell'oggetto finale. Didatticamente sono un tesoro da questo punto di vista. Se uno vuole i velieri, beh, bellissimo costruirsi un veliero, e mentre mettete i nodi e le cose ve lo rifate in 3D,
Quindi cioè, avete il reference perfetto per capire e replicare anche oggetti così complessi. Mettete in un reel dei velieri e magari la società che fa reel vi cerca per fare la definizione di queste scene prima di arrivare al pacchetto, alla produzione finale, no? In qualche modo. Domani faccio anche dei gioielli stampati da questo punto di vista. Spero, adesso forse di domani stanno finendo i giorni. Gioielli, quindi un artificio è che per fare i diamanti o le pietre preziose che vi danno questo fuoco centrale, sapete qual è? Che facciamo una booleana, buchiamo la base dove sta inserito la pietra preziosa e mettiamo una luce sotto che li accende. Quindi nella realtà questo non c'è, però per dare l'effetto della pietra preziosa che si accende, forse dovrei aver portato anche un disegno che vi fa vedere l'esploso. Per quanto strano, e non cluciano questa, quindi la fase di come prendere i materiali, per quanto strano vi possa sembrare, facciamo anche il pacchiano, o il vecchio, o cosa ci possiamo inventare per fare una vecchia, una carta da parati demodé con un modo non utilizzato. Vi assicuro che o British, diciamo, vecchia data, in qualche maniera affina il vostro spirito di osservazione ed è anche divertente in qualche modo, per cui ritorna. Questo ha vinto un sacco di premi, l'ho fatto un po' di anni fa, è una cosa molto russa, pesante, lo so, è il progetto che è così, però a moglie non, a proiettore è un po' troppo accesa, in realtà è un po' meno accesa, però quando dico fate interni di un certo tipo, guardate cosa succede sullo spessore del vetro, che sembra che toccate in qualche modo, vuol dire che dovete assemblare cose complesse e dovete farle sembrare vere, in qualche modo. Il sole è calante. Quindi può diventare anche un esercizio di modellazione. Sta roba per gli arabi un po' di tempo fa, quando si poteva fare solo con i 64 bit, forse 2000. Questo palazzo qui, di fronte alla moschea, al centro della vita musulmana, è questo tuo palazzo che è finito, anche se il 99,9% dell'umanità lo ignora, è il più grande grattacielo al mondo per estensione. Qui sotto passano 6 corsie di autostrada, 6 autostrade sovrapposte di 4 corsie l'una, sotto il palazzo, con i rischi in caso di incendio che potete immaginare. E tutta questa roba qui fino a qui, perché questo architetto ha fatto anche già questo, anche questo, scusate, qui dentro c'erano tutte casupole che adesso hanno demolito e stanno costruendo roba per gli sceicchi, quindi che guardano questa moschea. Prezzo, non ho portato neanche le cose, ma di questo abbiamo addirittura dei depliant in oro zecchino. Il prezzo è $1 milione al metro quadro, perché devono guardare il centro della loro religione. Questa è la pietra santa, è un meteorite qui dentro, e tutti i palazzi guardano come progetto la scala che l'umano sta, che vi posso dire, questa è un'autostrada, state vedendo? Quindi è un pixellino piccolo 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 qui sotto. Questa prima linea che vedete qui sono degli alberi, per farvi capire di che scala stiamo parlando. E all'epoca l'agenzia ci diede questa roba, tra l'altro in Inghilterra, perché se pochissime società lavoravano a 64 bit e non erano in grado di gestire un master plan di non so quanti ettari, è enorme questa cosa qui. Ok, diversi HDR, altre prove, vabbè, gioielli, poi dopo che avete fatto un po' di gioielli, ci fermiamo ai gioielli da accendere e spegnere? No! Per immaginare che tipo di pazzia sia fa a calcolare questa cosa qua. New the look, che è anche esame, materiali, vabbè, altri rendering, però totalmente 3D, New York, compreso di texturing e di modellazione, su base HDR, giorno giorno, notte, vabbè, questa è piuttosto nota, l'abbiamo utilizzato un sacco di volte, bravi, avete modellato belle sfaccettature, appositamente tutte sfaccettate. Cosa succederà quando renderizzo con pacchetti tipo Ambiased? Adesso lo vedrete. Ok, ritorno al gioiello, adesso sequenzialmente. Scusate, se no. No, perché. Ok, lo devo vedere da qui dentro, così magari anziché farvi vedere sequenzialmente, mi vado a scegliere gli esempi. Ok, se vedo anche la. Sta qua sotto. Ok, perfetto. Insomma, se parto da questo, quindi il modello sfaccettato appositamente,
Il rendering sarà questo. Quindi il modo con cui accendete e spegnete il sole, le luci, eccetera, per giocare sul singolo oggetto. Però magari lavorate con degli oggetti che stanno, che vi ritrovate sotto casa, o librerie magari uguali per tutti, si fa anche questo tipo di cose, oppure si sperimenta. Ok, così sui materiali, ma anche sulle parti subacquee piuttosto che altri elementi. Questo ritorna sempre, mi spiace. Rendering di tipo NPR, quindi solamente dei contorni, però volevo farvi vedere il gioiellino esploso, non mi è passato davanti, ma se lo vedo così lo cerco, ok, più facilmente. SDC per vedere questo tipo di cose. Ok, catalogo non lo nominiamo, ma questo è un altro tipo di lavori fatti su cataloghi virtuali anche stampati. Poi parte la teiera, ero sicurissimo che ci fosse il modello, eccolo, guardate un po', bucato appositamente dietro in maniera che mettendo una sorgente di luce mi accendesse tutti i diamantini. Vi assicuro che i diamanti sono modellati secondo gli angoli di taglio delle pietre preziose per avere effetto, e senza che vi sforzate tanto Lightware ve li genera a seconda delle facce che gli date, già come se fossero parte di diamanti reali. Se non avete gli angoli giusti non è possibile avere l'effetto fisico per toccare questo tipo di cose. Ok, e questo, guardate quel laccio che è completamente piatto e che una mappa di displacement vi sistema in questo modo, quindi senza che modelliate niente, una bitmap in questo modo. Quindi magari pensate anche che il discorso finisce qua. Invece adesso arriva un'altra componente divertente. Cioè, siete stanchi? Siamo vicini, eh? Ok. Questo si usa per lo più in architettura 3D. Valgono tutte le cose che abbiamo detto adesso, solo che utilizza un motore di videogame per fare architettura divertente, o comunque sia simulazioni divertenti. Dico così perché è veramente giocoso, cioè ci si diverte. Adesso vedrete, l'avete mai visto in azione? Ci avete mai smanettato sopra? Sì, sì. Smanettato? Ah, ok. Sì, tenete conto che lui non modella, quindi i modelli, quindi le cose di Max e di Maglia sono tutti quanti validi, e soprattutto ve li dovete importare come asset. Allora, per farvelo vedere un po', inizio con una cosa semplice semplice, cioè un piano, un limbo tipo questo con delle erbette, no? Sentite la scheda video, comincia a decollare, e questo è il motivo per cui ha aperto questa macchina. Ok, ha una 4000, ma le 4000 generalmente soffrono le temperature in qualche, ho notato ultimamente, poi adesso si stanno alzando, quindi comunque, allora, vedete che potete zoomare, potete fare un sacco di roba e vi potete muovere sul piano, no? Si può anche accelerare tutto ciò. Allora, intanto potete lavorare col terreno, con il pennello. Questo è il pennello. Questa è la forma. Non ci sono manuali, ci sono fumetti che vi dicono cosa fanno delle robe, perché prestissimo lo fate col tablet. Quindi, ma se avete una scheda sufficientemente potente, cominciate a modellare tipo così. E lui adatta in tempo reale la texture. Anzi, se esagerate, mi mette anche le montagne. Guardate che cominciano a comparire le rocce, che potete anche cambiare con la vostra texture. Ok. Però mettiamo che col pennellino di grandezza di un certo tipo scavate. Quindi facciamo le due cose insieme, no? Scaviamo. E un po'. Ok, ci siete? Ok. E 600 euro. Vanno bene anche le 2000 o le 3000 vecchia data. La 4000 è abbastanza sovrastimata per questo tipo di cose. Al momento c'è la 4000K a 6500. L'ideale con le K e con l'hardware vi dirò, ma insomma c'è la K6000 che costa 4800 euro, da solo, solo la scheda. Però ci possiamo far male. Allora, la cosa più scioccante di questa cosa,
è questa. Vi serve l'acqua, a chi non serve l'acqua? Quindi io disegno un'unità d'acqua. Siete d'accordo? Ok. L'acqua la volete un po' più estesa. Dal silenzio immagino che siate in raccoglimento mistico. Ok? Perché se non vi piace il laghetto di montagna, andiamo, che ne so, scegliete voi. Ok, una cosa ghiacciata. Adesso arriva l'estate. Cioè, la cosa impressionante è che lui vi anima pressoché tutto nel momento che lo lasciate, o se non si abbiocca, solitamente è così, e soprattutto, questo è ghiacciato, probabilmente non c'ero, ok, e voi volete dire, sì, vabbè, ma sono capaci tutti, devi fare queste due cose, allora, ok, anziché ghiacciato, torniamocene, già che ci sono, magari cambio, quindi vedete che è cambiato il tipo, no? Tipo pozzanghera di petrolio, molto ovviamente dipende anche dal tipo, facciamo cosetta cristallina, va? Va bene, se siamo, ok, abbassiamolo, e lui da solo si vede che il bordo è meno spesso, dopo ci andremo anche con la telecamera se vi interessa. Vabbè, ma il laghetto la montagna è una cosa che sono capaci tutti, insomma, più o meno, l'oceano anche lo fa, ma insomma, non so, mi fate svelare tutto e subito. Allora, ma se volete qualche albero, quanti? Boh, tutti. Ma tutti. Anche prati in fiore, non so. Ulivo. Lo dovevi cercare. Sta sommerso qui dentro, ti posso assicurare che c'è. Anche il vino mediterraneo. Sì, ci vai sopra e ti dici, io non lo leggo, nel senso che il monitor non me lo fa leggere, ma ci sono solamente la terminologia esatta del tipo, perché almeno, vabbè, quello magari preciso con l'olivo, chiedetemi quando sono in view, che è un po' meno in realtà, ma per me è più immediato trovarlo. Comunque c'è l'olivo, ci sono le querce, ci sono cambiamenti stagionali, questo è solamente una libreria di una tipologia, questa di un'altra, avete quattro sottotipologie. Poi abbiamo alberi di questo genere, c'è anche roba africana, abeti, quindi roba nordica, ok? Palme, cose orientali, con tutta una serie di robe. Ma voi siete abituati anche su Mai e su Max più o meno a trapiantare, mentre io vi dico, prendiamone uno semplice, il primo che ci capita qui, poverino, sta da solo, ok? E lo pianto. Oh, il vento sta muovendo le fronde. Ah, ma non vi fidate? Vabbè, dai, boschetto. Quanti? N. Fate voi, 50, 60, 80.000, ne può importare di meno. Dipende dalla vostra scheda video. Continua, vedete che se mi avvicino mi aggiunge il dettaglio, se mi allontano la autodegrada. Lo possiamo anche decidere questo grado, adesso ho bisogno di un orizzonte un po' più alto. E magari, che ne so, adesso l'olivo mi avete chiesto una cosa difficile, cioè che non trovo subito. Oddio, ho posizionato una barca fuori coso. Però, macchine, autobus, cioè il software costa un bel pochino, però c'ha queste librerie enormi, dall'aeroporto con le singole, alla mongolfiera, agli elicotteri, a qui potete veramente dire tutto. Adesso hanno aggiunto anche treni e aerei che prima non c'erano, ok, e ovviamente fate in modo che la barca l'andate a posizionare sul mare, non come ho fatto io qui più o meno dove mi è parso. Questa è la velocità di interazione del display, quindi mi avvicino e magari, che ne so, vogliamo spostare un po' di alberi. Che volete spostare, ragazzuoli? Scalarli? Quanto? O volete spostarli? Vabbè, trapiantiamo di qua, ci dà fastidio. Ok, vogliamo girarlo? Vabbè, giriamo un po' l'albero per dargli variabilità. La barca qui è brutta? Non sta bene o d'altro? Possiamo selezionarla, se ci clicca e ci arriviamo, ve la sposto. Adesso sta in modalità vegetazione. Vabbè. Giustissimo, perfetto, lo prendo, perfetto, via,
Ok, automobili, voi pensate che si ferma così? No, perché da solo sa che gli automobili sono N, quindi quando vi spostate, ci zoomate e cliccate, solitamente, adesso non fate caso al mio costruzione, per intanto capire come funziona la base, ve li aggiunge di colore, lucentezza e materiale diverso. E comunque potete sempre cancellarle, orientarle e cambiare. Cioè la variabilità della natura e del mondo, diciamo, terzo, ce l'ha insita. Ah, voi vedete anche le nuvole, io a schermo non le vedo. Ok, però magari sta roba non vi piace, vero? Quindi forse vi interessa un bel tramontino. Ok, si fa notte. Ok, e ce lo andiamo anche a cercare da dove arriva. Eccolo qua il sole. Ci siete? Lo vedete un pochino meglio. Quindi lo alzo, adesso è notte, lo alzo. Avete notato che vi aggiunge anche la flare, effetto di tramonto all'orizzonte? Ok, però è un po' africano. Volete un pochino più di nuvole? Ora, metteteci anche che tutto quello che sto facendo è animabile nel tempo. Ok? E che se non vi bastano queste nuvole, magari ne volete di altre. Col sole tra le nuvole che proietta al centro. Ok. Che tipi di asset complessi posso fare? Intanto da qui vi potete portare dei complessi fatti con Max, lui non modella, quindi se ho delle costruzioni importo da SketchUp piuttosto che da Studio Max, piuttosto che dal CAD, vi fate le vostre librerie, sto facendo un piano regolatore un po' caotico, però mi serve per dire, avete visto lo 00001, perché potete aggiungere tutto. Ora, vediamo un po'. Non voglio salvare, non mi interessa. Ok. Volevo, se lo trovo, ma dovrebbe stare qua. Perfetto. Ad esempio, avere asset come questi. Un po' più. Quindi vi potete salvare e modificare, ma adesso vi dico anche un'altra cosa, che è il centro del software da qualche giorno. E fa sia interni che esterni con luci yes eccetera, la complessità può essere veramente notevole. Vedete anche il dietro voi? Perfetto, guardate un po' che cosa muove qui dietro. O andando a zoomare, guardate come vi mette i dettagli man mano che vi avvicinate. Ci siete? Mi sposto con la tastiera, quindi sono i tasti classici dei videogiochi AS, ZX, quando QV, qua, sopra sotto, quando non avete il joystick. E qui in alto vi dà degli acceleratori tipo Shift, Space, eccetera, per muovervi. Uno può anche dire, sì ho capito, bello, ma poi quando renderizzo, allora, dipende dalla scheda video. Comunque, asset di vario genere, il rendering, cosa vi interessa? 1920 o 3008 o 7006, vabbè, facciamo l'HD, cioè questo, gli diamo un nome, va su desktop, facciamo test 2 perché ok 1920 per quanti erano, questa è la velocità di rendering con l'anti-aliasing e le varie componenti a singolo frame, ovvio che dipende anche dai settaggi delle luci e di altre robe che vi faccio vedere, tipo fumi, fiamme, paleoliche, già animate, persone che camminano, cavalli, mucche al pascolo, cioè c'è librerie pazzesche. Fine, questo è il rendering. Non lo leggete più da qui, lo leggete da qua, ho chiamato test se più o meno lo trovo in questa confusione. Voi lo vedete? Non ho dal mio, ovviamente c'è l'iconetta, no. Era meglio che... Ok, questo qua, perfetto. No, questo è test 1. Test 2?
Ligurete ZBrush, perfetto. Ok, questo è rendering finale. Certo che non è il realismo finito, ma il movimento. Tra l'altro ve l'ho fatto vedere anche uno in architettura, no? Avete visto quella fazenda enorme che ci si muoveva? Cioè, il software impiega pochissimo e in una notte vi fa un'animazione di migliaia di fotogrammi. Inoltre è divertente da andare a posizionare. Ora, è vero che se conoscete un po' di SketchUp, lo so, vi aggiungo un altro software, è particolarmente tarato sulla, che comunque è abbastanza facile, c'è anche in versione di pubblico dominio, SketchUp è il 3D di Google, conoscete, almeno hai sentito dire, e poi è gratuito. C'è la versione commerciale che è SketchUp Pro. Da lì non ci sono problemi per entrare e uscire di formato, però vi legge l'OBJ, vi legge l'FBX, si può importare, cioè il complesso tipo la casa, così complessa, ve la dovete modellare in Max, non ce li ha all'interno. In realtà delle cose ce l'ha, ma sono di contorno, quindi dovete pensare a cose, se magari trovo spazietto libero, meglio che torniamo in un limbo, ma se qui ci stiamo girando in qualche modo, è più scenografico vedere la caduta del sole con l'acqua, eccola qua, bello il tramonto, sono quasi sincronizzato con l'orario di fine serata, anche guardate il sole che si spegne lì dietro e le nubi. Ok, allora tutte queste imbarcazioni, modelli, qualunque roba vi viene in mente ce li ha di contorno. Se non ce li ha potete fare richiesta e comunque nelle varie diciamo versioni si succedono, perché dal branco dei pesci all'imbarcazione, ai cavalli, agli umani eccetera, c'è anche dei cicli di animazione, casomai ve lo faccio vedere domani col fumo e le fiamme in animazione. Cioè mentre voi andate direttamente a selezionare, mi serve un limbo, capito? Quindi una cosa pulita in maniera che... Ok, ritorniamo al nostro brutterrimo di partenza. La cosa interessante è che anche di effettistica o di quello che vi viene in mente, tipo cose di questo genere, fontane, ho fatto anche questo, oppure fumo da ciminiera, nebbie, nugoli di farfalle, no? E poi lo posizionate, che ne so, in qualche punto in cima all'edificio, eccetera, eccetera, nel mentre che voi vi muovete, quello, la ciminiera continua a produrre fumo. Ci siete? Ci potete anche zoomare, eh? Mi sto avvicinando e questa entità sta per suo conto e fa quello che vuole. Ma praticamente di questa libreria, dalle persone che si muovono, diciamo, discutono animatamente sul posto, ha la possibilità di cambiarlo. Guardate. Allora, abitazioni di contorno. Ma non è una, due o tre. Oppure cose di questo genere, fabbriche, rotaie, lampioni, segnali stradali. La cosa è concentratevi sul progetto principale, gli arredi addirittura. Tutti i tipi, so, ogni volta che vedete questo quadratone cambiano gli arredi. È chiaro che se volete che qualcuno non c'è, ve lo volete fare, lo modellate, lo portate dentro e entra nella libreria. La cosa è che quello che voi modellate non è al momento animabile, quindi si può aggiungere, però è meglio con i cicli interni. Aggiungeranno anche questa cosa, che voi vi portate dei loop e lui importa la microanimazione che si ripete. Il cavallo che muove la coda, la mucca che bruca, poi si alza e così via. Ma la cosa interessante è che già da questa versione voi date al cliente l'eseguibile. Quindi il cliente non compra il software. Ok. Il cliente gli date un punto exe dove si prende tutto il complesso, scusate il disordine architettonico, tipo questo, e il cliente tutta il fumo che scambia, il sole che tramonta, tutte le microanimazioni, è libero di spaziare dove vuole, ma non può cambiare niente del progetto, gratis. Cioè il software vi dà anche la possibilità, se siete a licenza regolare, di darvi un punto exe, questo è pesante, non si può trasmettere via internet, ma gli date una chiavetta, lui se lo apre e se lo esplora. Non può cambiare niente perché solo voi che avete fatto il progetto potete cambiare, ma lui sta all'interno di un videogioco come ci siete voi per andarsi a vedere gli interni, gli esterni e robe di questo genere. Questo quindi
altro che i costruttori di mondo con cui abbiamo aperto questo incontro, il filmatino dove quello simulava che scalava, ruotava o d'altro, 3 anni dopo già ci sono degli strumenti che consentono di fare questo. E di versione in versione sta diventando sempre più fotorealistico, quindi non manca tantissimo, forse un paio d'anni, per arrivare a un rendering, quello che avete visto quando ho renderizzato, con quella velocità, beh, alla qualità prossima di V-Ray o di cose di questo genere, ma comunque in movimento e su cose enormi, col blur, tutti questi dettagli neanche sono così necessari. Per cui la roba che fate in Max o in CAD comunque non è spesa male, tanto dovete importarla qui dentro e tutto intorno, una volta che avete importato, magari col pennellino andare a scolpire le sezioni singole. Poi c'è paleoliche, potete cambiare le texture, il terreno ce n'è alcune predefinite, ma se volete importare voi una cosa carsica o che vi ricorda un ambiente rispetto a un altro, è apertissimo. Per cui diventa anche semplice, e molti studi di architettura, quindi bisogna diventare bravi anche dall'altro lato, lo stanno inserendo per fare delle cose, non dico l'architetto da solo, ma con degli aiutanti, velocissimamente per produrre, che ne so, 5 concorsi, quando prima arrivavano se no ad uno in qualche modo. Per cui se magari ho bisogno del rendering interni, switch su V-Ray, su Max V-Ray. Se devo fare delle cose più grandi, il complesso lo fa sempre AutoCAD, Max o chi per loro, ma magari lo importo all'interno di software di questo genere. Ce ne sono un po', che neanche vi nomino, però questo si sta prendendo il mercato, nel senso che addirittura dicono che 80 studi su 100 di quelli grandi lo stanno già utilizzando, perché è troppo veloce e efficiente rispetto a tutti quanti gli altri processi. Per cui tocca correre, e già abbiamo della strada da guadagnare, da riprendere, perché è possibile fare cose turche con pochissimi passaggi. Ok. Perfetto. Domani vi faccio vedere anche View, perché qui non posso fare terreni, quindi magari come fai a modellare, che ne so, la Sicilia, che mi metto col pennellino a fare il vulcano, quindi magari ve lo importate da View. Quindi quando vi faccio vedere anche View, il terreno è un pochino più complesso, anche con la tavoletta scolpibile, si può comunque importare e aggiungere elementi all'interno. E magari se vi interessa, ve ne faccio vedere anche qualche altra cosuccia, mette anche le sorgenti sonore, quindi se voi mettete 2 sorgenti, non so, il traffico, gli uccellini del bosco, quando vi avvicinate sentite il rumore che si avvicina, quindi il parallasse della musica che dicevamo della plugin all'inizio lo fa già lui, mette con questa iconettina qui la sorgente sonora nel punto che volete. Quando vi avvicinate, non so, sentite da lontano la fontana che inizia, oppure non si sente per niente, a distanza di orecchio umano piano piano comincerà a sentire il sonoro della fontana e a vederla alla fine. Quindi è anche, cioè, non ho bisogno di fare editing e composite video, perché il software sottintende anche un minimo di unione di sequenze diverse, quindi si possono prendere più sequenze di telecamera e montare senza andare su After Effects o su software più importanti in qualche modo. Per cui si utilizza anche per fare storyboard di film, cioè indagine delle location, cosa, gli attori che si muovono in quale zona, almeno grossolano, per poter, diciamo, affinare le riprese quel dato giorno con quella data luce, che ne so, al tramonto dietro il boschetto con la costruzione fatta in un certo modo, e quindi gli animatic, gli storyboard animati. Quindi non è solamente per architetti, ma anche per fare previsualizzazione architettonica o di film, cinematografica. Il software costicchia un po', oltre 2000 euro, però c'è una versione per studenti che vi danno a 100 passa euro. Vi mette il marchietto Lumion in alto a destra o in alto a sinistra, qui di una certa grandezza, e non dovreste vendere i progetti che ne fate uso didattico. Comunque sia, tutti questi software, anche quando costano molto, ben più dei 2.000, anche 6.000 o d'altro, sia alle scuole che soprattutto agli studenti vengono dati a costi abbattuti o azzerati o a costi veramente minimi. Per cui si imparano con comunque poco. Ok, domani è l'ultima giornata, non potrò più dire lo vediamo domani, o domani o niente, comunque vabbè.
a parte più altre cose, c'è, abbiamo un modo di vedere altre robette. Real flow e l'importazione dentro Max. Qui dentro? No, dico in generale, diciamo, c'è qualcosa, oppure diciamo, siccome abbiamo parlato di post-produzione, eccetera, non c'è un po' la necessità, no? Allora, in alcuni casi c'è la necessità e sono piuttosto complessi. Meglio farli in 3D con degli shader o delle plugin in Max o in Vue, questo ha ancora importanza ravvicinata. Se no, se è pioggia o neve visto da lontano, post-produzione. Se qualche cosa di visto da vicino, l'acqua che cade, ve la posso far vedere anche in real flow, su un bacino, sì, perché vedete le... Sì, 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 le gocce, le cose, sì. Quelle distanti, post-produzione. Tanto chi è che va a vedere la singola goccia dove cade? È più un effetto di quinta, no? Cioè di sovrapposizione. Se volete l'accumulo delle nevi e le cose più fisiche, plugin di Max piuttosto che prodotti specifici, un po' di cose le fa anche Vue, però Vue lo fa cambiando la texture superficiale, quindi anziché roccia fa diventare neve e avete innevato una zona, non è che vi aggiunge un cumulo. C'è una bellissima plugin per Max, si chiama Snow qualcosa, che lo fa addirittura con la caduta, quindi si accumula e gli dà materiale. Potete fare anche le orme, se vi interessa questa cosa, più che con la pioggia la neve, perché è accumulo. La pioggia si simula con real flow oppure post produzione. Se me lo chiedete domani ve lo faccio vedere dentro real flow, cioè le gocce che cadono e fanno, anche perché può essere utile nelle piscine. Butti un oggetto, è quello, il motoscafo su una nave, su una distesa d'acqua, si utilizza real flow. La discriminante è quanto tu sei vicino agli effetti, ed è chiaro che se io, voi sapete come si fa la pioggia a Cinecittà? Cioè come si fa interno western, parliamo proprio di cose, devo simulare che fuori piove, e ovviamente è il 15 agosto e c'è un sole, come si simula? E come la faccio? Proprio materialmente, davanti alla telecamera? La telecamera sta dentro casa, se mi mette la pioggia sto... Quindi tu davanti alla finestra metti proprio una lamiera, spesso le grattugie, e con un, annaffiatoio, se la sequenza è breve, o con un tubo, butti l'acqua per farla gocciolare. Perfetto. Allora, se tu devi fare a questo e ti serve la pioggia di esterni, non dico che ti basta il video o d'altro, ma con Real Flow ti fai solo le gocce che ti servono, oppure buchi la finestra e fai gocciolare cose di questo genere. Se invece ti serve sulla distesa tipo pozzanghera, tipo lago, in quel caso, e quindi soprattutto da vicino le vedo le gocce e poi, o almeno percepisco gli anelli che si diramano, si fa in 2 nanosecondi dentro Real Flow. Real Flow c'ha un altro, che ora so? Vedo? Vabbè. C'ha un modulo che si chiama Real Wave, tu aggiungi un piano infinito e pizzichi le punte. Sì, però selezioni dei punti di partenza onda che simulano dove la goccia cade e da lì si diramano e tu puoi decidere anche la spazialità delle gocce e in che intervallo cadono, quindi l'effetto è perfetto. Real Flow fa solidi, ma vi fa anche simulare superfici un po' più estese, quindi mare con le onde piuttosto che gocce d'acqua. Non si fa con quel sistema che avete visto, che sono degli emettitori tipo rubinetto. Lo facciamo con un modulo interno che si chiama Real Wave, quindi ve lo faccio vedere. Già lo volete portare dentro Max, lo si può vedere, tanto è velocissimo come... Mi sfugge il nome, ma te lo posso cercare. Ce n'è uno bellissimo per iPhone e iPad che è perfetto. E mi sa che è anche gratuito. Cioè, addirittura lo utilizzano per fare delle sciarpe o delle cose. Acquisisce il modello, senza andare a spendere, ovviamente, cioè fotomodelle, per robe costose. Gli basta lo scatto e ti mette anche la texture mappata sopra. Ce ne stanno tantissimi di pubblico dominio e funzionano... Lo so che sembra strano, no? Ma faccio una cosa broadcasting, un telefonino, c'è anche per Samsung comunque, cioè non solo iPhone adesso, o per tablet, però la risoluzione è talmente elevata che è sufficiente per fare delle cose dettagliatissime di scansione. Quindi sì, è una scorciatoia, però in alcuni casi può essere utile per
fare delle robe. Anche come quello che hai visto sul villino rosso lì, il box mappato. Su un piano, sì, sì. Ma anche applicazioni per smartphone e tablet che vi fanno la cupola e la mappate, e poi quando vi spostate sembra il mondo. Che è successo? Morta la macchina, ha deciso che è finita la lezione. Vabbè, se si riavvia, no, è proprio si è spenta, capito? Quindi preoccupante. Se la macchina si riavviva, no, vi volevo far vedere anche il rendering dentro un web, eh? Era temporizzato. Non so, il blu è un colore bruttissimo sotto Windows. Se ci avevo la macchina, ma, però non è un blu screen col messaggio, quindi forse non è morta proprio la scheda video. No, vi voglio far vedere tutto quello che avete visto della stessa complessità direttamente dentro il browser, quindi che fate da internet direttamente. Importate i vostri oggetti, avete l'automobile, fate l'HDR e dipende dalla velocità di banda e renderizzate real time. Ma guardate complessità cinematografica, quindi broadcasting, molto più alta anche di Lumion. Per cui si sta andando sulla possibilità che le render farm sono collegate in remoto. Quindi voi modellate dentro il browser, importate tutti i modelli che volete e il rendering viene fatto in remoto, poi vi restituisce il rendering. Per cui, macchina permettendo, ma forse non è morta, perché vedo che davanti, adesso faccio una cosa brutta però... Ok, no, almeno che sanno se domani avremo una macchina o meno, se no portatile, sarà un po' più da ridere comunque. Sarebbe bello che ci ha lasciato. Nel frattempo che la macchina ritorna, no, ti dovevo fare una domanda sulla stampa 3D, se è possibile, brevissima. Sì, e c'ho anche delle altre cose da farvi vedere che non le avete visto. Proprio breve, sì. Per quanto riguarda i costi della prototipazione. Potrei tirare un sospiro di sollievo. Ah, ok. No, non tiratelo ancora del tutto. Cioè, quella del BIOS è comparsa, che dovrebbe essere la scheda video. Ma la scheda video non mi pare che dia segno di sé. Comunque, vai. Allora, siccome okay, abbiamo, credo sì, che abbiamo visto un po' tutti il video in cui praticamente un modellatore si stampa, cioè si modella una canoa a pezzi e poi praticamente la stampa la unisce con del materiale adatto per la navigazione e tutto. E poi quindi scala reale? Sì, sì, nei dati lui diceva praticamente che se non mi sbaglio pesava un tot di chili e il costo totale è stato di $500, qualcosa di questo tipo. Ma forse la struttura si è fatta? Non so, comunque il discorso è questo. E siccome in Italia, io parlo della mia esperienza, poi vedo che comunque diciamo i costi poi sono abbastanza ancora elevati, proprio del materiale intendo proprio io. Ce l'ho fatta. Per un attimo ho temuto. Ok. Volevo dire, non credi che questo sia poi un po' limitante a livello questa differenza di costi, voglio dire. Ma la stampante 3D parte da $100, arriva a 350, 400, ci sono buonissime stampanti. Dipende quanto è grande vi serve il modello. No, non possono stampare le canoe, nessuna, però possono stampare la struttura che poi tu ti monti. Ho visto a Lecce quei bellissimi ponti fatti con gli spaghetti. L'idea è quella. Se tu utilizzi strutture di quel genere, puoi comporre robe molto più grandi. Altrimenti la stampante stampa per unità di blocco di quello che può fare. Non costa, il costo sia italiano che estero, elevato, solitamente è di intorno ai €100 per 25-30 centimetri di statuina. Se io lo devo combinare, devo fare più pezzi. Però potete usare plastiche diverse, però c'è anche una componente in cui dovete modellare in un certo modo. Per cui, una volta che avete modellato e avete modellato bene, vabbè. Però gli oggetti vanno modellati come se riempendolo di liquido non perdessero, si dicono manifold, cioè continui per questioni di stampo. E poi se hanno uno spessore dovete fare una cosa intorno ai 2 mm e mezzo di parete, per cui esistono dei software di controllo, alcuni sono anche gratuiti, che intanto consentono di gestire il modello.
Poi, se dovete comporre tipo effetto sorpresina Kinder o le ali del drago, dovete anche suddividere l'oggetto in sottosezioni e scolpirvi i punti d'incastro. Perché in quel modo, con l'incastro e la suddivisione, potete veramente fare qualunque tipo di oggetto. Non conosco questo esempio della canoa, però conosco quello della stampa dei gioielli, che è a cera persa. E quello della stampa dei gioielli è di questo genere. Ho proprio una cartelletta che mi sono reso conto che non avete visto, che è questa. Allora, intanto perché volevo farvi vedere Three-dimensional printing has been around la since the stampa degli early organi. Un 1980s, but conto has è, me ne ha really taken parlato, off in just un the conto è last few vedere orecchie e years. nasi. E Today it is being used to make things like machine l'hanno parts, già fatto in jewelry, Cina. souvenirs, toys, or even a Sì, 3D la stampa. printout Questo è of il the fetus feto in da 1000 Japan. euro che vi dicevo, eh? China is taking a Quindi lo revolutionary step colleghiamo in domani 3D anche con le printing. cose mediche, diciamo Researchers in così. Hangzhou have unveiled the country's first La cosa è che la 3D matrice deve essere una bioprinter that can submatrice make organica, human no, body parts. non le Move that has raised ethical questions materiali for some. plastici, no, in qualche Here it is modo. carving out E in a pair più of ears using ci sono biomaterials like degli cells aghi that che are placed iniettano inside the di cartridge. tutto, dal Finished tessuto, parts are then put collagene, into quindi magari containers più for storage. inerte, fino a quello che voglio arrivare a fare, cellule funzionali. Sapete, la struttura degli organi si chiama parenchima, è la struttura che regge un fegato, è solamente la struttura, diciamo, alveolare dove sono messe le cellulette. Loro stampano l'alveolare e poi con degli aghetti vanno a mettere le This celluline. development is certainly In cutting questo edge, but caso Chinese researchers say it's c'era still in its early una stages. persona che For per un tumore ha example, they perso say parte it's del more naso e della complicated bocca to print con out solid dei organs fori like livers, hearts, and kidneys, and it may molto take brutti da quite some vedersi, time to ed è stato rebuild in riempito hospitals. perfettamente con zolfo di Zhu questo Wu, genere, poi degli CNN, orecchi. Atlanta. Però questi sono oggetti statici, diciamo per la Three-dimensional plastica o printing cose has del been around genere. since the La early cosa che stanno 1980s, facendo è che devono using trapiantare organi funzionanti. Quindi se soffro di diabete, più che andare a mettere lì le cellulette, magari della stessa persona, è costruire la struttura dell'organo. E siccome ognuno di noi ha variazioni individuali, con la stampa 3D vado a prendere il volume dell'organo. Il volume dell'organo è fatto da questo parenchima, questa struttura alveolare leggerissima dove sono immerse le celluline, immaginate proprio l'alveolare con il miele dentro, e trapiantando con un ago in ogni celletta la cellulina, che è dello stesso donatore, quindi non c'è rigetto, il fegato continua a fare il fegato. È un po' funzionale, ma alla fine è un organo con dei dotti che secernono delle sostanze, per cui ripetono questa cosa qui. Questo apre scenari spaventosi anche di ricreazione bionica, cioè un cervello, il corpo invecchia, il cervello rimane uguale, posso ritrapiantare il cervello in corpi successivi. E quindi la coscienza, o chiamate l'anima, o chiamate come vi pare, continua ad essere viva nonostante i corpi sono rinnovati. Ok. Questo più terra terra, quello che si fa adesso, la stampa dei gioielli 3D, per cui ce n'è una dove si vede, ok, questo è il simbolo del gioielliere che è una chiavetta con lo scorpione, in qualche modo, ma si vede anche il modello senza le pietre preziose. Questa cosa è tipo un polipo, quindi sul gusto c'è qualcosa da ridire. Però anziché stampare per apposizione, quindi per volume, stampano in negativo. Quindi tu fai un secondo stampo dove colando il metallo prende la forma. Stampano lo stampo, esattamente. E arriva a 002, cioè la precisione è massimale. Questo gioielliere, questo è il modello. Ora, il gusto, certo, uno potrà anche scegliere un anello non per forza di un polipo, magari per un marinaio, che ne so. Sono pezzi unici, quindi o lo fa uguale per tutti e ne fa N e stampa dopo che tu me l'hai ordinato e pagato. Quindi non c'ha magazzino. Oppure faccio esattamente il gioiello del marinaio, che è quello che il marketing moderno dice: ognuno deve essere in grado di personalizzare l'oggetto. Già in fase di ricerca. Guardate un po'. Questo è lo scorpione o altri oggetti. Per cui magari il cliente può anche chiedere che vuole zaffiri anziché zirconi, o non è che per forza una roba di diamanti, eh? Però è interessante perché anche. Tutti i pavé, i punti di inserzione dei gioielli, delle pietre, vengono aggiunti dopo su quanto è stato stampato.
Quindi va pensato nei due versi. Poi adesso ci sono quelle che stampano in due o più materiali e quelli che stampano cibo. Quindi si stanno... Sì, è veramente il futuro. Questo, quindi fare 3D, magari modellerete oggetti per la stampa 3D o per la medicina, no? Tanto sapete modellare, o modellate un interno, o modellate un fegato, se c'è qualcuno che vi dice come. Dal punto di vista tecnico o dei software non cambia assolutamente niente. Ripeto, quasi mai un grafico lo decide, può direzionare, a volte è il caso, quindi voi dovete essere pronti alla chiamata e si va in posti comunque diversi. Va bene, continuiamo domani. Se non avete domande, se avrò voce, forse sì, la scheda ce l'abbiamo comunque. Ok, allora a domani. Buonasera, concludiamo anche, quindi se avete anche domande sui costi, le cose, qualcosa vi dirò, altro di organizzazione, poi vi do anche le mail, se avete domande successive me le farete a distanza. Quindi.